due alberi sono molto malati, io non so se ce la faranno. Ormai non ci sono più gli aghi, i rametti sono coperti di melata. E la malattia inizia così, per poi propagarsi a tutta la pianta e portarla a morte. Qui si può vedere molto bene i segni dell'attacco. Questo è quello che resta di una serie di piante che in questa meravigliosa pineta monumentale di Villa Panfili sono state tagliate perché erano dei morti in piedi. Ed erano dei morti in piedi per l'attacco di un parassita, la cocciniglia tartaruga, Tumeiella parvicornis, introdotto dall'uomo, probabilmente attraverso il commercio di piante ornamentali, dagli Stati Uniti. E quindi, essendo estranea, è una specie che non ha antagonisti, non ha predatori. Questi segni blu che vediamo, blu e gialli, che vediamo sugli alberi, sono, ipotizzo, che siano segni fatti sugli alberi che saranno oggetto di trattamenti. Probabilmente la tecnica che sembra funzionare di più è quella chiamata endoterapica. Qui verrà praticato un foro con il trapano e attraverso una specie di iniezione verrà spinta dentro la medicina e la medicina si propagherà lungo tutta la pianta utilizzando i canali linfatici che caratterizzano l'albero e arriverà fino alla chioma. Queste sono piante che sono ormai entrate nell'immaginario, nell'identità dei nostri luoghi, delle nostre città. Noi non possiamo pensare di intervenire su ciascun pino che sta a Roma con i trattamenti endoterapici e quindi necessariamente dovremo fare una valutazione di priorità, quali sono le zone o gli alberi, i contesti in cui è più importante intervenire in prima battuta. Ma sicuramente andranno fatti poi a fianco ai trattamenti endoterapici degli interventi di rimozione e di sostituzione delle piante, facendo ripartire il patrimonio arboreo totalmente rinnovato.